Nuovo ospedale del Felettino, passate le incomprensioni, i lavori possono riprendere superata la fase di stallo. Niente più slot machine nei locali di proprietà comunale, la delibera è stata approvata in consiglio, passa anche la variante Tarros. Caritas e ASF firmano un protocollo d'intesa per l'avvio di nuove imprese in campo agricolo. Filiera della nautica nello Spezzino, settore in crescita, sesta edizione del rapporto di CNA. La diocesi si prepara per le celebrazioni del Corpus Domini, i fedeli si raccolgono per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete già sentito dai titoli, adesso ci sono tutte le condizioni per poter riprendere quanto prima i lavori di costruzione del nuovo ospedale Felettino della Spezia. A darne l'annuncio il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'amministratore delegato della Pessina Costruzioni Guido Stefanelli. Il cantiere, hanno detto, è pronto a riprendere i lavori al più presto, superando così una fase di stallo molto lunga. L'azienda si impegna a provare a recuperare il maggior tempo possibile per avviare a consegnare un'opera che farà fare un grande salto di qualità alla sanità per i cittadini della Spezia. È il momento di mettere un freno alle polemiche da parte di tutti e concentrarsi soltanto sulla realizzazione di un'opera che la città e i cittadini attendono da oltre 30 anni. Il tavolo operativo, hanno proseguito Peracchini e Stefanelli, è stato convocato nei giorni scorsi, hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nell'edificazione del Felettino. Attraverso questo tavolo sono state delineate le soluzioni procedurali per superare le incomprensioni che si erano accumulate negli scorsi mesi. Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi hanno inaugurato una nuova area verde a Fabiano Basso. All'inaugurazione erano presenti anche i tecnici comunali che hanno elaborato e seguito il progetto. Uno spazio inizialmente destinato ad attività sportive che nel tempo ha perso la propria peculiarità, diventando così un luogo fatiscente e non più fruibile. L'amministrazione comunale, grazie a questi lavori il cui importo ammonta a 175.000 euro complessivi, ha restituito al quartiere un'area totalmente riqualificata e attrezzata, creando uno spazio verde con aiuole e uno spazio dedicato alle attività ludiche e del quartiere. È stato totalmente riqualificato anche il percorso pedonale posto sul lato ovest dell'area in questione attraverso la demolizione della pavimentazione e dei gradini esistenti e grazie alla successiva costruzione di una nuova soletta di pavimentazione con abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Infine, per concludere, sono stati sistemati tutti gli arredi, ossia tre panchine, i bidoncini per la raccolta dei rifiuti e una piccola fontanella. Il Consiglio Comunale approva la variante Tarros, un intervento determinante per la città orientato alla riorganizzazione urbanistica ed edilizia del quartiere di Fossamastra e dell'intero distretto. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Via libera del Consiglio Comunale della Spezia, la variante Tarros su proposta dell'assessore all'urbanistica Anna Maria Sorrentino. L'attuazione del progetto è legata ad un'iniziativa comunale tesa a favorire la rigenerazione urbana dell'intero quartiere, corredandolo di aree verdi attrezzate che possano concorrere ad ampliare l'offerta di servizi pubblici sul territorio, inseriti nel bando delle periferie che verrà indetto a breve. Si tratta, è stato detto, di un intervento determinante per la città perché crea una maggiore fluidità del traffico portando il transito dei container nella parte retrostante di Fossamastra. Il progetto è inoltre orientato alla riorganizzazione urbanistica ed edilizia dell'intero distretto attraverso la progressiva dismissione delle attuali aree di stoccaggio dei container e mediante l'insediamento di strutture direzionali, produttive e turistiche dimensionate secondo le indicazioni di piano. Il tutto da realizzarsi con la costruzione di tre edifici per una superficie agibile di oltre 12.000 metri quadrati, di cui quasi 5.000 con destinazione terziaria e oltre 7.000 con destinazione produttiva, nonché la cessione al comune di aree destinate a viabilità e verde pubblico. L'investimento comunale pari a 7,5 milioni di euro, una somma che verrà raddoppiata da investimenti privati di circa 15 milioni di euro.
E sempre nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera è stato approvato anche il nuovo regolamento sui beni comunali. A proporlo l'assessore al patrimonio Manuela Gagliardi. Vengono così regolate tutte le categorie di beni, in particolare quelli demaniali e indisponibili, la cui principale forma di affidamento risulta essere la concessione amministrativa. Sono quindi state previste, ha detto la Gagliardi, forme diverse di concessione per singole iniziative con tariffari orari volte a favorire maggiore flessibilità nella messa a disposizione degli immobili. Permane ovviamente la principale forma di concessione continuativa, di norma per 6 anni. E per attività di interesse generale e non lucrative sono previste agevolazioni relative al canone di concessione con abbattimenti di mercato fino all'80%. Infine, ha concluso l'assessore Gagliardi, particolare attenzione è stata posta sul gioco d'azzardo con il divieto tassativo di svolgere attività connesse al gioco, alle scommesse, benché legalizzate, incluse quindi le slot machine e videopoker nei locali di proprietà comunali. Cambiamo argomento. È venuto a mancare ieri Michele Panarelli, storico mitilicoltore del Fezzano. Michele, con il padre, il fratello e la famiglia, ha portato avanti l'attività di mitilicoltura, continuando il mestiere appreso nella sua città natale, Taranto, valorizzandolo ed entrando nella tradizionale cultura locale dei muscolai. Era socio fondatore della cooperativa Mitilicoltori, assieme ai figli, nipoti e famiglia, ha condotto in autonomia l'attività commerciale dei molluschi. Personalità decisa e tenace, ha portato avanti le sue attività con infaticabile presenza fino alla scorsa settimana. Socio della Conf Cooperative, è stato un valido collaboratore delle iniziative dell'associazione, contribuendo al miglioramento e al riconoscimento della categoria. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 1 giugno alle 16, nella chiesa parrocchiale di Fezzano. Un autentico salasso per chi dovesse incappare nell'errore. Confcommercio e Imprese per l'Italia La Spezia lancia l'allarme su alcuni bollettini postali precompilati che gli associati stanno ricevendo proprio in questi giorni. Negli ultimi giorni si sono infatti verificati ulteriori nuovi casi. Sul bollettino si legge proposta a tutti gli iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Non si tratta dell'imposta di registro annuale, non è quindi la Camera di Commercio ad averli spediti e non è assolutamente obbligatorio versare quanto richiesto. Si tratta invece di società private che avanzano offerte commerciali. Il versamento di diverse centinaia di euro è quindi finalizzato all'iscrizione a servizi privati non assolutamente obbligatori. Caritas e ASF firmano un protocollo d'intesa delle professioni agricole e per l'avvio di nuove imprese. Una mano tesa verso a chi è in difficoltà. La firma è avvenuta oggi, ce ne parla Italo Lunghi. Rinnovato questa mattina il protocollo d'intesa tra la Caritas diocesana, ASF, Agenzia Servizi Formativi e le due associazioni del settore agricolo Confagricoltura e CIA della Spezia. Tra gli obiettivi primari, quelli di giungere alla professionalizzazione di giovani e meno giovani, anche provenienti dall'area del disagio sociale e delle nuove povertà, di cui la Caritas diocesana è portavoce. Sì, abbiamo sentito appunto il desiderio e la volontà di poter rinnovare un'esperienza che ha portato frutti e che sentiamo possa essere una valida risposta per poter dare un'opportunità di integrazione ai ragazzi che, individuati dalla Caritas, sono stati appunto in questo tempo nelle nostre strutture, nei centri di accoglienza, e grazie alla fattiva collaborazione e davvero all'unione delle forze con ASF portiamo avanti quello che è stato un cammino positivo e che speriamo, e lo sarà sicuramente, possa portare ancora frutti buoni proprio di coinvolgimento e di esperienza che mette in risalto quelle che sono le capacità, le volontà, l'entusiasmo dei ragazzi che sono ospitati. Un progetto che si è reso possibile grazie alla professionalità e alla maturata esperienza nel settore dell'ente di formazione legato alle ACLI Spezzine. La nuova presidenza di ASF rinnova la collaborazione e il coordinamento con Caritas e con le altre associazioni CIA di La Spezia e Confagricoltura di La Spezia in questa nuova progettualità mirata appunto a incentivare l'inserimento di utenza e soggetti che si trovano
trovano in una difficoltà sociale all'interno dell'ambito dell'agricoltura. Attraverso quindi questa nuova progettualità tesa poi a individuare una mappatura dei bisogni con la collaborazione appunto delle suddette associazioni, si tenderà a inserire nell'ambiente della green economy e agricolo questa tipologia di utenza. Confagricoltura ha creduto in questo progetto sin dal primo giorno ed esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. E beh, direi che abbiamo creduto molto, ci abbiamo creduto da alcuni anni, abbiamo rinnovato questo accordo perché questo accordo ha un messaggio forte: l'uomo al centro del territorio e l'impresa che evidentemente permette il recupero del territorio. Un lavoro impegnativo, quello della professionalizzazione ed integrazione nella società per i meno fortunati, italiani e stranieri, ma il risultato è davvero apprezzabile. Sono passati già più di 40 ragazzi e di questi 40 ragazzi una parte si sono formati con tanta volontà ed hanno raggiunto lo scopo. Abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa, abbiamo rinnovato il protocollo perché i risultati ci sono stati, perché questi oltre 10 ragazzi sono stati già assunti dalle nostre imprese e quindi dando la possibilità alle imprese virtuose di avere una manodopera forte e che si è deciso di specializzarsi nel settore difficile del recupero dei muri a secco, che per le Cinque Terre è fondamentale, e dell'agricoltura 365 giorni all'anno. Apriamo la pagina politica, doppio appuntamento con il salotto del signor Rossi dedicato alle elezioni amministrative. Nella puntata di domani, che andrà in onda alle 21.30, sarà la volta dei candidati alla poltrona di sindaco di Sarzana e di Carro. E sentiamo proprio i due candidati del comune della Val di Vara nella consueta anteprima. Vediamo. Abbiamo tutta una serie di opere pubbliche da terminare e da migliorare. Intanto partiamo dalla scuola. La scuola abbiamo ottenuto lo scorso anno un finanziamento appunto come piccolo plesso elementare, uno dei migliori della nostra vallata, e abbiamo ottenuto un finanziamento importante che ci permetterà di ristrutturarla internamente e di adeguarla alle nuove normative. E io sottolineo sempre il fatto della scuola perché, credetemi, mantenere una scuola, la lotta che abbiamo fatto anche con le famiglie, è stato un passaggio importante. Adesso l'abbiamo, altri comuni piccoli come il nostro non ce l'avevano più, e socialmente ci permetterà di crescere. E come dicevo, tanti lavori, abbiamo le zone cimiteriali, abbiamo investire sulla casa Paganini, abbiamo parlato di turismo, mi sono dimenticato di citare il Festival Paganiano, ma i minuti sono pochi e cerchiamo di concentrare. Abbiamo di investire sul turismo, abbiamo finanziamenti che ci permetteranno di migliorare anche qualche via di comunicazione, quindi per noi il lavoro prosegue, intenso. Ma io credo, prima cosa, è recuperare risorse dove è possibile, come sottolineavo in precedenza. Secondo aspetto, valorizzare il marchio di Paganini, perché potrebbe essere valorizzato nel mondo come quello delle Cinque Terre, anche in un contesto ben diverso. E terzo, riparare le strade. Strade che non sono dette che siano del comune di Carro, ma soprattutto strade provinciali, perché sono piene di buche e finché non viene un incidente la gente non se ne accorge, e mettere in sicurezza anche queste strade dalla caduta di alberi quando ci sono d'inverno e ci sono i temporali, e questo credo che siano le urgenze maggiori. E poi potenziare il trasporto pubblico, e aggiungo un particolare: a Carro cosa serve? Sono anziani, serve un servizio perlomeno settimanale di un neurologo, un geriatra, un infermiere che faccia i prelievi, in modo da evitare che le persone vadano a Sesto Levante o vadano alla Spezia. Uno anziano che ha problemi urologici deve andare a Sarzana oppure andare a Sesto Levante o Chiavari. E vediamo quali sono gli appuntamenti elettorali previsti per domani nel comune di Sarzana. Domani, infatti, alle 15 al bar costituzionale di Sarzana sarà presente l'assessore regionale veneto Roberto Marcato. La sua visita è a sostegno della lista Lega Salvini, presente alle prossime elezioni a sostegno del candidato a sindaco Ponzanelli. E sempre domani a Sarzana sarà presente il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, a sostegno del candidato sindaco Cavarra. L'appuntamento è alle 21 all'Hotel Santa Caterina.
Un punto della situazione necessario sul tema della scuola. Per questo motivo oggi nella sede della UIL in via Persio è intervenuto il segretario generale nazionale Federazione UIL Scuola Pino Turi. Vediamo il servizio con le immagini di Davide Morina. Visita a Spezzina per il segretario della UIL Scuola Pino Turi, che questo pomeriggio ha incontrato il segretario provinciale Franco Isola e la segretaria provinciale UIL Nadia Maggiani nella sede di Via Persio. Un'occasione per fare il punto sul tema della scuola, partendo dalla fiducia che i lavoratori hanno riposto nel sindacato in occasione delle recenti elezioni RSU. La UIL risulta infatti essere il primo sindacato nei settori della sanità, enti locali e scuola. Abbiamo dimostrato di saper fare il nostro lavoro, di dare delle prospettive precise, di avere un programma, di aver portato anche qualche risultato con la firma del contratto. La gente ci ha premiato, le elezioni sono sempre un fatto di democrazia importante e di partecipazione. Le persone ci hanno dato ancora una volta una responsabilità che noi non faremo mancare in termini di soluzioni e di prospettive. Intanto continua la protesta dei maestri con diploma magistrale destinati a tornare nelle graduatorie di istituto. Una contestazione che dura da oltre un mese e che si è complicata a causa dello stallo nella formazione del governo. Noi siamo convinti che il sindacato deve superare la semplice e sterile protesta. Oggi è una protesta che non sai a chi indirizzare. Non c'è un governo, c'è un Parlamento appena insediato, non ci sono le commissioni, quindi noi protestiamo da tempo, quindi non è che abbiamo iniziato a protestare oggi. Oggi davanti al Ministero ci stanno delle persone esasperate, ma non si deve utilizzare l'esasperazione delle persone né a fini sindacali né a fini politici. La politica faccia presto un governo, si confronti con noi, perché noi le soluzioni per dare risposte a quelle persone ce le abbiamo, ma evitiamo di strumentalizzare le persone. I professionisti del pronto soccorso del Sant'Andrea della Spezia, protagonisti al congresso nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. All'evento, che ha visto l'adesione di circa 1500 specialisti da tutta Italia e il contributo di esperti provenienti dall'estero, hanno partecipato il direttore della struttura complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza del nosocomio Spezzino, Marcello Zinelli, e il dirigente medico del pronto soccorso, Giuseppina Fera. Una caccia al tesoro per sensibilizzare i giovani all'importanza della donazione del sangue e del mantenimento di uno stile di vita sano. È quella che avrà luogo venerdì 15 giugno in Piazza del Bastione dalle 16 alle 23 in contemporanea con molte altre piazze d'Italia. La caccia al tesoro anche quest'anno è organizzata dai giovani della Croce Rossa Italiana in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Ragazzi e ragazze dai 14 ai 32 anni sono invitati ad affrontare una serie di prove, tra cui quesiti di logica, approfondimenti sulla donazione e ricerca di oggetti particolari, con la possibilità di chiedere l'aiuto esterno di parenti, amici o persino illustri sconosciuti per decifrare gli indizi durante lo svolgimento della gara. La diocesi si prepara per la celebrazione del Corpus Domini. Dalla tradizionale infiorata di Brugnato ad altre cerimonie in provincia, i fedeli si raccolgono per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Brugnato festeggia il Corpus Domini in una maniera davvero particolare. Torna naturalmente anche quest'anno l'infiorata e l'aspetto positivo naturalmente è che si potrà visitare per due giorni. Sì, come l'anno scorso, anche quest'anno i maestri infioratori hanno voluto allungare la manifestazione dell'infiorata anche al giorno precedente. Quest'anno ne approfittiamo che il 2 di giugno rientra in una giornata festiva con la festa della Repubblica, e quindi già dal sabato pomeriggio ci sarà la possibilità di vedere le fasi preparatorie di questo evento, che per la comunità brugnatesa diventa, diciamo così, la manifestazione più importante. Ecco, sono giornate di grande raccoglimento, quale sarà il programma? Sì, il programma, diciamo, è molto vario e anche molto intenso, perché dalla mattinata di domenica
momento in cui inizia la vera esecuzione artistica dei tappeti floreali. Durante tutta la giornata ci saranno altre iniziative collaterali che potranno coinvolgere anche i turisti, sia gli adulti che i più piccoli, che potranno cimentarsi con i maestri infioratori nella pratica tecnica dell'infiorata. C'è la possibilità di usufruire di un percorso gastronomico, ci saranno mostre fotografiche, mostra di pittura. All'infiorata abbiamo abbinato anche quest'anno il concorso fotografico a premi per i fotoamatori, quindi diciamo che le attività ci sono, e quindi nel percorso che i turisti effettueranno, che i visitatori avranno occasione di vedere quando verranno a Brugnato, ci saranno anche mostre mercato che riguardano il fiore, mostra di artigianato che riguarda sempre la tematica del fiore, e quindi insomma tutto si concluderà poi con l'evento serale, che è la processione alle ore 21, presieduta poi dal nostro Vescovo diocesano. Entreranno in vigore domani, venerdì 1 giugno, gli orari estivi nelle zone a traffico limitato nel centro di Levanto, e resteranno in funzione fino a lunedì 17 settembre. La ZTL di Piazza Staglieno, via Cairoli e Corso Italia fino all'incrocio con salita Mazzini sarà chiusa al traffico veicolare per 24 ore al giorno. La ZTL con ingresso in via Jacopo scatterà invece ogni giorno alle 10 e resterà attiva fino alle 7:30 del giorno successivo. Dati e riflessioni sulla filiera della nautica nello Spezzino. A livello nazionale il settore sta finalmente crescendo dopo la crisi degli ultimi anni e CNA fa il punto sul nostro territorio. Vediamo il servizio di Emanuela Cavallo e Davide Morina. È stato presentato questo pomeriggio al Porto Lotti della Spezia il sesto rapporto CNA Nautica. È il secondo anno consecutivo che registriamo un segno più, in particolare per quelli che sono i dati che abbiamo rilevato sul nostro territorio. Anzi, qui da noi devo dire che la media degli occupati tra soci e dipendenti è di 6,2, quindi più alta della media nazionale, quindi noi abbiamo grandi aspettative. Quello che devono fare le imprese della filiera, e quando parlo di filiera intendo tutta la filiera nei suoi ambiti, sia dalla parte cantieristica che quella del refit and repair piuttosto che quella dei servizi, devono imparare a essere più coese, a stringere più alleanze tra imprese e territori. Solo così potremo diventare un punto di eccellenza, quel punto di eccellenza che ci meritiamo di essere. Una declinazione tutta spezzina per questo focus appunto sulla produzione nautica, vista anche l'importanza strategica che ha questo settore per la nostra economia provinciale. I dati del nostro territorio intanto sono una conferma dei dati nazionali, questo lo dico sulla base di proprio non solamente il focus che è stato fatto, il primo tra l'altro ricordo sulla CNA Nautica per costruire il rapporto a livello nazionale, quindi è avvenuto proprio alla Spezia, però anche su una sorta di indagine che ormai noi da anni artigianalmente facciamo con le nostre imprese della nautica. Tutte le imprese, indistintamente dal settore in cui si muovono, quindi sia la cantieristica, sia i rimessaggi e tutto il resto, segnalano un segno più. C'è una ripresa del settore della nautica, quanto è importante il valore della filiera? Dunque, è importante dire che c'è una ripresa, questo è essenziale, e questa volta non c'è soltanto a livello internazionale, però a livello anche del nostro paese. La filiera ha un'importanza strategica in questo ambito, non tanto e non solo per l'assistenza e l'aiuto che rivolge ai cantieri delle nuove costruzioni, ma soprattutto anche nel mondo dei servizi. Lo ricordiamo, il complesso dell'industria nautica italiana è fatto di una serie di contributi che arrivano dalle piccole aziende, a volte piccolissime, che si identificano all'interno di un cantiere, vedono il proprio prodotto ripercuotersi in uno scenario internazionale attraverso il prodotto barca finito. Qual è il consiglio per le imprese? Ma allora, senz'altro la nostra industria non può permettersi di non lavorare in qualità. Il nostro valore è l'eccellenza, abbiamo onestamente dei costi di produzione, dei costi di manodopera che non ci potranno mai rendere competitivi con i paesi, alcuni paesi d'oltreoceano, alcuni paesi del Far East, che indubbiamente lavorano con
con prodotti, non si può dire qualitativamente non adeguati, però certamente non hanno l'eccellenza dei prodotti realizzati nel nostro paese. Non possiamo farle loro di uniformarci a loro, dobbiamo anzi incrementare sempre. La formula è senz'altro tecnologia, ricerca, innovazione per essere all'altezza. Soprattutto anche fare squadra, perché quando si è piccoli da soli è molto difficile vincere la concorrenza internazionale. Apriamo la pagina culturale. Il Teatro Napoletano torna in scena al Palmaria con la compagnia Pullecenella e lo spettacolo Arezzo 29 in 3 minuti. Appuntamento domani venerdì 1 giugno alle 21:15, ma vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti con le immagini di Carmine Esposito. Al Teatro Palmaria il 1 giugno, quindi domani sera, torna in scena la compagnia Pullecenella EC. Sì. Che spettacolo porterete in scena? Quest'anno portiamo in scena Arezzo 29 in 3 minuti, Il tassista veloce, una commedia scritta negli anni 80 da Gaetano Olimpia Di Maio. Gaetano e Olimpia Di Maio sono dei famosissimi commediografi napoletani che hanno praticamente fatto risorgere il Teatro San Lazzaro di Napoli, un teatro che sta nella zona di Chiaia, quindi il Salotto di Napoli, che era stato abbandonato da moltissimi anni. Quindi nel dopoguerra si era ridotto a fare cinema di quarto ordine, poi in effetti dagli anni 70 in poi, con la compagnia di Luisa Conte e Nino Taranto, riuscirono a riportarlo su. È una commedia molto molto interessante che praticamente porta lo spettatore da momenti di vero spasso, momenti di forte, come posso dire, tensione sociale, quale potrebbe essere non solo l'usura, il mercato dei bambini, la mancanza di lavoro che era caratteristico degli anni 80. Infatti si svolge in un basso napoletano. In quale chiave proporrete questo spettacolo? Quale chiave? In chiave comica, comunque, in chiave comica, perché noi abbiamo un pubblico che ci segue, un pubblico che si vuol divertire, però è uno spettacolo veramente molto molto interessante. Ricordiamo che l'appuntamento è il 1 giugno, come faranno gli spettatori a raggiungerlo? Gli spettatori raggiungerli andranno al Teatro Palmaria, al canaletto, i biglietti sono lì, abbiamo mantenuto un prezzo popolare di 7 euro appunto per portare in scena commedia del teatro napoletano e portare avanti la cultura, quindi con tanta difficoltà, però riusciamo ancora a mantenere dei prezzi bassi e accessibili a tutti, quindi siamo contenti di questo fatto, perché abbiamo un grande pubblico che ci segue ormai da anni. Domani, venerdì 1 giugno alle 21, all'interno della struttura pubblica Giuliano Ratti in piazza Garibaldi a Follo, avrà luogo la presentazione del libro Sebbenché siamo donne di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello. A organizzarlo la sezione Ampi di Follo, Orazio Montefiori. Nuove coordinatrici per la 5ª edizione di Parallelamente, la rassegna che si svolgerà a Sarzana dal 26 agosto al 2 settembre. A nominarle l'amministrazione comunale, che ha individuato 3 giovani operatrici culturali sarzanesi. Si tratta di Virginia Galli, Francesca Giovanelli ed Elisa Palagi, che raccoglieranno il testimone lasciato da Massimo Biava. E proseguiamo con gli appuntamenti. Si svolgerà sabato 2 giugno a Porto Venere, sotto i pini di Piazza Bastreri, a partire dalle 10, un incontro tra benessere e gusto dal titolo L'Orto in Tavola, organizzato dalla pubblica assistenza Croce Bianca di Porto Venere. Sarà presente nel corso della giornata la dottoressa Laura Lombardi, biologa nutrizionista. Una vera e propria palestra all'aperto, uno spazio fitness dove potersi prendere cura del proprio corpo e della propria salute. Domenica 3 giugno dalle 10:30 in via Monticello alla Bradia verrà inaugurata una nuova area fitness dotata di postazioni per lo sport all'aperto. E in chiusura veniamo alle previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 1 giugno. Sulla costa al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, al pomeriggio soleggiato. L'umidità si manterrà su valori alti, per quanto riguarda invece i venti deboli dai quadranti meridionali. Il mare inizialmente mosso, in calo fino a poco mosso sotto costa nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda invece le temperature, oscilleranno tra una minima di 18 a una massima di 25 gradi. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.